Nulla di insormontabile. Dopo circa due ore di confronto, dalle delegazioni PD e 5 Stelle arrivano giudizi positivi sulla possibilità di formare un nuovo governo. Il clima che c'è stato durante la riunione, dal nostro punto di vista, è stato un clima costruttivo e che giudichiamo positivamente. Non vediamo di fronte a noi ostacoli insormontabili nell'andare avanti in un ragionamento costruttivo col movimento. Noi non abbiamo altri tavoli, altri confronti con altre forze politiche. Abbiamo fatto questo confronto col Partito Democratico e non abbiamo altri confronti. Ma è solo il primo passo di un percorso ad ostacoli, a cominciare dal taglio dei 345 parlamentari, cavallo di battaglia grillino, ma che non piace al PD. Purtroppo, però per quanto mi riguarda gli italiani ci chiedono di fare il taglio ai parlamentari, non di fare discussioni a mezzo stampa, quindi si chiarissero un po' le idee. Nel Partito Democratico le tensioni restano evidenti, con Renzi che attacca Gentiloni con l'accusa di voler far saltare la trattativa con i 5 Stelle. Restano dunque le distanze ancora profonde e divisioni interne in entrambi gli schieramenti. Grazie. E in attesa di un possibile incontro Di Maio-Zingaretti, il leader leghista Salvini continua a pressare l'ex alleato affinché si ritorni ad un governo giallo-verde, magari con lo stesso Di Maio premier. C'è la volontà di non far precipitare questo paese in un aumento dell'IVA al 1 gennaio e in un esercizio provvisorio e nel dare le risposte che questo paese merita. E le sirene di Salvini? Non Di Maio premier? Non sento.